Ciao a tutte, dalla mia cucina, spacchettamento video Lidl, spesa Lidl. Qua ho lo scontrino alla mano, ho speso 59,56 euro, mi hanno fatto anche uno sconto di 1,20 euro dovuto a due prodotti che erano scontati di 60 centesimi l'uno, che adesso vi faccio vedere. Cerco di andare un po' veloce anche perché ho i surgelati, ho della spesa, anche delle cose alimentari e non alimentari. Pisco a caso dalla sporta, lo scontrino corto dovrei far presto. Allora vi segnalo questo prosciutto crudo che costa 2,69 euro, ci è piaciuto molto, l'abbiamo voluto riprendere. Prendere il prosciutto San Daniele e il prezzo non è male perché comunque vabbè è quasi un etto, 2,69 euro, perlomeno questo è un prosciutto che riesci a mangiare, che non è secco, che è bello morbido, che non è troppo salato, però allo stesso tempo è dolce, però ha un buon sapore, insomma è saporito ma non salato, e quindi dispendono, anche se sono solo 90 grammi per 2,69 euro, che non li trovo eccessivi, anche perché se andate al supermercato a farvelo tagliare costa molto di più. Io ci vado a prendere quello tagliato, però solo quando mi serve al momento, se invece lo devo tenere in casa, perché comunque questa è una scadenza lunga, scade il 14 agosto, me lo prendo in casa anche se lo mangerò prima naturalmente. Poi ho preso una, magari te lo farei prima le, vabbè, andiamo all'ordine, queste bio gallette di mais che costano 85 centesimi, io le uso a colazione, ci sfamo su ogni tanto la marmellata o le uso come pane quando sono a cena, mi trovo bene con quelle di mais, con quelle di riso. Ne ho provate anche un tipo che vendono al supermercato alla Coop, qui da Lidl non c'è, al grano saraceno, costano come un figlio agli studi, però sono molto valide, vi segnalo che quello provatele. Poi ho preso le ciliegie, queste costicchiano un po', 4,49 euro, sono mezzo chilo, costano tanto, ma avevo voglia di mangiarle. Ho risparmiato su altre cose, quindi insomma mi sono voluta togliere questa voglia, perché costano abbastanza, praticamente 9 euro al chilo, è tanto, però speriamo almeno che siano buone, che ne valga la pena. Poi ho preso una confezione, queste erano scontati, di tonno alla panna, invece di 2,89 euro li ho pagati 60 centesimi in meno, 2,29 euro, sono buoni, sono quelli classici, niente da invidiare, il cornetto cuore di panna dell'Agita, anzi secondo me quello cuore di panna, di Palma, cuore di panna Agita lo trovo troppo dolce, la panna è troppo dolce, invece questo mi piace di più. Poi ho preso in offerta, c'era a 1,09 euro, il tramezzino, quello col tonno, maionese e tonno, quindi l'ho preso, anche se quelli della Coop secondo me sono proprio, molto più buoni, però per 1,09 euro inizio a tenere qualche tramezzino in casa, perché se ci viene lo scarabizzo di partire dal mare un giorno che siamo a casa, un tramezzino e via. Poi gelati, sto cercando di vedere se riesco a sfilare i gelati così li vado a mettere in frigo. Gelato, eccolo qua, questo qui non ha bisogno di presentazioni, è pralinato alla marena, costa 1,99 euro, sono buoni i prezzi dei gelati, che ce ne sono comunque 6, 6 di cornetti e 6 di questi, quindi prezzo veramente top. Poi ho trovato un altro di gelato che costa 2,99 euro, questo costa di più, sono 4 e costa 3 euro, però mi incuriosiva sentirlo, pistacchio e cioccolato, cioè, questo qua è da provare, quindi vediamo come sarà. Ho preso le patate, queste qua, vediamo se trovo il prezzo, pata snella 2,69 euro, perché stasera ho intenzione di cucinare le pesce che dopo vi faccio vedere, così corro a metterlo in freezer. Poi sempre per il freezer ho preso questi gamberi, code di gamberi argentini, non so se hanno cambiato il packaging, se siano uguali a quelli che avevano prima o no, io quelli prima mi piacevano un sacco, spero che siano buoni anche questi. Costano 5,99 euro, sono 240 grammi, però sono veramente buoni. E credo che come sul gelato mi sia rimasto solo questo, perché ho sull'acqua per cuocermi il riso, e oggi voglio fare il riso con le code di mastancolle tropicali. Ne ho preso due confezioni, costano 4,49 l'uno. Sparisco un attimo, vado a mettere in freezer le cose che vanno in freezer. Eccomi qui, nel frattempo mi sono anche liberata della sporta, mi sono messa qui tutto a fianco. Ho preso a 4,29 euro un'erbata eviscerata, eccola qua, perché stasera insieme alla patasnella facciamo anche questa. Questa penso che la do Angelica,
perché lei ho provato a prendere i filetti, questi qua, li mangia gratinati, mentre questa la mangia anche senza gratinatura sopra. Quindi gli darò un po' e un po'. Con un po' di patatine, vediamo se ce la caviamo. 4,29 euro questa qui. Poi ho preso un filetto di salmone a 6,99 euro. Come costano? Però l'ho aumentato, mi sembra che costasse di meno. Comunque cuocerò anche questo a 6,99 euro. Sono 250 grammi. Faccio un'orata il salmone e questi qui gratinati, poi sono in tre, decideremo cosa prendere. Poi vediamo. Ah, il persino, ve l'ho detto, dello sconto dei gelati. Ho preso anche un tramezzino, i nugget, no, scusate, poi ho preso anche i nuggets. Eccoli qua, 2,29 euro. Erano in sconto con il coupon Lido Plus. Invece di 2,29 euro, li ho pagati 60 centesimi in meno. E sono 430 grammi. Scadono l'11 giugno, ma li tengo in frigo, che prossimamente li farò. Poi ho preso un gelato, a questo un accendino, devo portarlo al lavoro che serviva, l'ho preso intanto che c'era. Questo qua accendino multiuso, 1,19 euro. Che senso multiuso? Che cosa ci dovresti fare con questo? Utilizzare l'accenditutto lontano dalla faccia e dai vestiti, da non sigarette. Da non utilizzare per accendere sigarette, sigari o pipe, contiene gas infiammabili sotto pressione, non deve essere sottoposto a temperature superiori ai 50 gradi. Non troppo, 30 secondi consecutivi. Ok, dopo l'uso accertarsi che l'accendino normale, forse è multiuso perché è lungo, quindi si può usare sia nel barbecue che nel fornello, non lo so. Poi 1,19 euro. Poi ho preso questo profumatore qui, che non ho mai provato prima, è fatta a pallina, vedete che poi si, come indicato qua sotto, si svita. Vi saprò dire com'è. Credo che c'entri la macadamia o qualche odore del genere. Fiori di loto e credo burro di karité. No, cos'è questo boh? Profumatore per ambienti di forma sferica. L'unico con ricarica in cartone, dona l'eleganza, in squalegia c'è scritto piccolo azzurro sul bianco, se allontano magari ci vedo meglio, aspettate che trovo dove ero arrivata, un'esperienza sensoriale che dura nel tempo, l'aroma soffice e cremoso che crea un'atmosfera di benessere a casa vostra, profumatore fruttato. E delicato, ah, c'è il Ying e Yang, gelsomino, ci ho proprio preso. Unite le note dolciastre fruttate, una pausa rilassante. Vabbè, vi saprò dire. Vabbè, poi lo metto assolutamente in bagno, vediamo. Vi faccio sapere se è buono, 2,49 euro. Poi ho preso della misura della linea Natura Ricca. No, sono aperti! Ma porca miseria, che due male. È aperto, l'avrò schiacciato io, chi lo sa, è aperto e niente, lo porterò indietro. Tuno, scatole, misura 1,59 euro. Gallette di mais biologico, ve le ho fatte vedere prima, 85 centesimi. Questo tramezzino maionese e salmone 1,59 euro. Eccolo qui. Questo da qualche parte ci sarà scritto. Guardate, viscerata, no, filetto di brandino 4,49 euro, sono 200 grammi. E ultimo il sapone liquido 1,19 euro della Sieno. Ho preso questo qui per cambiare un po' al cocco. Quindi questa è tutta la mia spesuccia. Voi fatemi sapere che cosa avete trovato di interessante. Ho visto che c'erano le camicie da notte, i pigiamini, i pantaloncini da bambino. Io ho trovato solo quelle da maschio, quindi niente. E niente, questo è tutto. Io vi saluto, vi mando un bacione e se il video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere che cosa. Io cerco sempre di prendere cose anche beauty interessanti, ma non c'è niente. Una cosa da segnalarvi per chi interessa, ci sono i pennelli per il trucco, ci sono delle spugnette per il make-up, sono tutte cose che a me non servivano, speriamo che esca presto qualcosa di più interessante, no?
stavo dicendo, fatemi sapere voi cosa avete visto. Adesso comunque andremo a vedere anche il Valentino della prossima settimana, vediamo se arriva qualcosa di un pochino più interessante. Io vi devo mando un bacione, mi raccomando, lasciate un commento e un like. Ciao!